Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro un altro caso di denti fissi con sistema bocca bionica. Questa è la paziente che era stato da uno dei più famosi dentisti, del suo paese, ma che non era riuscita a risolvere la situazione dal punto di vista estetico. La paziente soffriva di una parodontite. Questo era il dramma della paziente, una paziente che aveva le radici in espulsione, vecchi ponti che erano stati montati sopra questa dentatura, ma aveva una parodontite ormai in stadio terminale. Abbiamo creato delle simulazioni di denti artificiali, abbiamo posizionato gli impianti dentali sia sull'arcata superiore che inferiore. Questo è lo schema grafico che ti mostra come abbiamo proceduto per l'intervento, quindi se impianti in arcata superiore, se impianti nell'arcata inferiore. Su di questi abbiamo successivamente montato le protesi provvisorie avvitate. Questa era sulla sinistra la situazione di partenza, sulla destra puoi vedere l'attack con gli impianti dentali inseriti. Abbiamo proceduto con la simulazione dei denti che avremmo voluto creare, li abbiamo mostrati alla paziente. Questo è stato un caso esteticamente molto piacevole da risolvere per noi, per l'equipe. E questa è come è fatta la nostra linea superior, denti completamente in zirconio. Fai attenzione perché questa è come deve essere fatta un'arcata utilizzando lo zirconio, non va usato solo lo zirconio. Questo è un piccolo segreto che io ti svelo. Fai attenzione a chi ti propone i denti con lo zirconio, non specificandoti come vengono fatti i denti con lo zirconio. I denti devono essere separati perché è un materiale fragile come il vetro. Se fai tutta l'arcata di vetro, al primo morso si spacca. Vanno invece rotti i denti prima di metterli su una barra di titanio che va invece a legare tra di loro gli impianti. La gengiva va poi simulata col composito, un materiale che è possibile ribasare a freddo nel tempo e quindi andare a prevenire quelli che sono gli spazi che possono crearsi tra l'arcata artificiale e le gengive naturali. Questo è lo splendido risultato che abbiamo ottenuto. Labbra molto carnose, denti centrali dominanti, laterali più piccoli dei centrali e dei denti canini che danno una certa, come dire, una certa armonia di composizione ai denti definitivi e soprattutto un'aggressività anche sul viso che rende il viso un viso accattivante. Questa è la visione dei denti visti da vicino. Nota le texture di superfici iperalistici. Le superfici riflettono la luce mostrando questa superficie irregolare dello smalto come sono i denti naturali. La gengiva è stata simulata in ogni suo singolo dettaglio di modo da avere il match perfetto con la gengiva naturale della paziente. Una gengiva chiara. Abbiamo creato sostegno per il labbro sia superiore che quello inferiore. La paziente ha dei denti di dimensione corretta rispetto alle labbra e questa è la scansione, la copia tridimensionale dei denti della paziente, il backup che in caso di problemi per tutta la vita potrà essere richiamato sui nostri server per poter andare a risolvere eventuali criticità. Questa è la situazione di partenza. Sul lato sinistro vedi il risultato ottenuto dal più famoso dentista del paese di questa paziente. Tra l'altro io ho studiato sui libri di questo dentista. Sul lato destro vedi il mio risultato. Il risultato che ho ottenuto con la mia equipe, col sistema bocca bionica, è qualcosa di incredibile. Lascio a te il giudizio. Sono denti questi iperrealistici, realizzati con anche lo zirconio, la linea superiore. Ti ricordi, i denti correttamente fatti con lo zirconio non devono essere fatti tutti di zirconio. Un'arcata come questa nel tuo paese, una singola arcata, quindi parlo solo i denti per esempio della parte sopra, possono costare anche più di 15.000 euro con questo livello di dettaglio e questa tecnologia. Fai attenzione perché c'è chi propone denti in zirconio ma che non hanno dentro questa tecnologia, sono dei dischi di zirconio fresati che non hanno nessuno studio e nessuna ritenzione interna e quindi denti che si spaccheranno.